Ho perso mio padre, Pietro dell'Aquila, si è ammalato il 12 marzo del 2020, quando appunto ancora sentivamo che era una semplice influenza, non avevamo mascherine. E dopo una settimana che è stato in casa con tachipirina, senza un medico, un tampone, ho dovuto ricoverarlo a Niguarda. Dopo 3 settimane è deceduto di notte, non l'ho mai più sentito, mai più visto, è rimasto solo. Ho rivisto mio padre a fine aprile in un'urna, è stato cremato a Cuneo, ho dovuto aspettare 3 settimane perché a Milano non c'era più posto nei cimiteri. Non so che cosa ha pensato. Noi viviamo questo senso anche di averli abbandonati, di responsabilità, e questa è stata la forza che ci ha fatto lottare in questi 3 anni. Oggi per noi è veramente una giornata troppo importante. Io quell'anno mi dovevo sposare, mio padre è morto il 6 aprile, mi dovevo sposare il 7 maggio, non mi ha vista, mi sono sposata lo stesso, mi sono sposata ad agosto, perché noi lottiamo per avere le risposte, ma combattiamo anche per andare avanti.